cosa, Napoli città, prima città immune d'Italia, un'altra delle cose dette da De Luca, secondo lei è sostenibile, è fattibile, è reale? Guarda, io veramente mi sono stancato di fare questa polemica con De Luca, perché ormai, voglio dire, meno male che l'hanno conosciuto, ormai in tutta Italia hanno capito che queste dichiarazioni fanno solo male, perché illudono tra l'altro una popolazione stremata. Cioè dire che lui in qualche modo può vaccinare persone che sa perfettamente che non può vaccinare, sta illudendo persone che sono stremate perché la regione magari non gli dà i ristori che gli dovrebbe dare, che la regione fa provvedimenti che ormai sono sotto la luce di tutti, sono state solamente punitive nei confronti dei cittadini e delle categorie economiche. Cioè, il Presidente della Regione ponesse fine a tutto questo, perché in questo momento c'è bisogno di unità, c'è bisogno di cooperazione istituzionale. Quindi se Figliuolo dice il piano è nazionale, De Luca deve collaborare con Figliuolo, e Figliuolo non si può limitare alle parole, perché se De Luca ostacola il piano nazionale mettendo a rischio la vita di persone umane e la situazione economica, sociale e lavorativa della nostra città, lo Stato deve intervenire agli strumenti. Se un Presidente della Regione si mette di mezzo, si toglie l'ostacolo. Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli. Questo può diventare un ostacolo per la salute e per la ripresa economica della nostra città.